Cari amici di GranMichele.eu, bentrovati con un nuovo appuntamento di GranMichele.eu ospita. Abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi stasera il sindaco di Gran Michele, Pippo Greco. Buonasera. Buonasera. Il sindaco è oggi qui con noi per parlarci di un'esperienza che caratterizza il nostro territorio da ormai diversi anni. È l'esperienza Calat Ambiente. Calat Ambiente ha inaugurato una nuova campagna di comunicazioni, la campagna appunto 2022. Questa campagna è incentrata sul circolo delle idee. Già nella brevità dell'espressione vi è un'immensità appunto di significati. Basti pensare al circolo, quindi alla ciclicità della nostra vita essenziale, di tutto ciò che ci circonda e di tutto ciò che può essere sostenibile. Le idee che rappresentano l'essenza appunto che permette il confronto umano volto proprio a migliorare quella che è la qualità della nostra vita. Ed è per parlare proprio di questa esperienza che è qui con noi il sindaco al quale appunto con il quale ci confronteremo. Non soltanto appunto il sindaco di Gran Michele avremo il piacere di intervistare, ma anche altri praticamente sindaci del comprensorio, proprio per farci raccontare più da vicino come stanno vivendo questa esperienza di Calat Ambiente. Sindaco, l'amministrazione comunale si è insediata negli ultimi mesi appunto del 2021, ma quali sono state le azioni volte proprio a migliorare, a incentivare questa esperienza appunto di Calat Ambiente? Perché comunque Gran Michele nell'anno 2021 ha raggiunto una notevole percentuale, una percentuale anche in crescita rispetto all'anno prima. Si parla addirittura del 79,28% come percentuale appunto di raccolta differenziata. Quindi l'amministrazione comunale come è stata coinvolta in tutto questo? Ma credo che il risultato, indubbio, un risultato positivo, importante, è un risultato che ci hanno consentito di raggiungere i nostri concittadini, i quali sono i veri protagonisti, i veri attori di questo risultato della raccolta differenziata. Senza di loro potremmo fare ben poco se non un atteggiamento sanzionatorio, ma non ci porterebbe risultati quali quelli che citava. È un risultato che raggiungiamo negli anni. Ricordo da cittadino l'esperienza di Calat inizia, non vorrei sbagliarmi, ma una ventina di anni fa, per poi passare lentamente alla raccolta differenziata, per poi queste campagne di sensibilizzazione che hanno portato a raggiungere sempre più importanti percentuali di raccolta. Che fare ora? Siamo ormai, credo, al limite quasi. Si potrà migliorare qualche altro punto percentuale, ma credo che sia nelle cose che una piccola percentuale resta di indifferenziata. Dobbiamo stare più attenti all'ambiente circostante, dobbiamo stare attenti alle cicche che buttiamo a terra e che potremmo benissimo evitare, visto che per esempio nella piazza abbiamo i raccoglitori, eviteremmo di vedere quelle cicche in piazza. Io non ho un atteggiamento punitivo in questo senso, ho un atteggiamento stimolativo, ho chiesto ai vigili urbani di richiamare bonariamente i nostri concittadini a fargli osservare le norme per evitare che eventualmente dovessero fare delle multe. Però è chiaro che c'è poi una parte della sanzione, perché se continuiamo a non essere osservanti delle norme è chiaro che deve arrivare la sanzione. Così come, e in questo senso colgo l'occasione per dire a quei pochi cittadini sporcaccioni che attorno alla città fanno le micro discariche, di stare molto attenti, perché stiamo provvedendo anche a questo e consentitemi di mantenere la riservatezza sulle iniziative che stiamo per intraprendere. Lei infatti ha parlato dei cittadini come protagonisti, quindi questi cittadini che allo stesso tempo sicuramente hanno permesso di raggiungere un livello che effettivamente anche nei primi mesi proprio del 2022 già ha raggiunto una percentuale molto alta, perché a marzo abbiamo raggiunto una percentuale dell'80,99%, però naturalmente da una parte ci sono questi cittadini
diciamo positivi, dall'altro ci sono purtroppo appunto questi cittadini appunto negativi che attraverso questi incentivi, e quindi è importante sottolineare questo aspetto, non l'aspetto punitivo, ma cercare di incentivarli, ok, ovviamente, affinché anche loro possano aggregarsi appunto a quella comunità di cittadini che in un certo qual senso sono positivi e che hanno permesso appunto di raggiungere quest'ottimo risultato per la nostra comunità. Ma cosa si aspetta lei e l'amministrazione appunto comunale da quello che è il futuro, i giovani, per salvaguardare il territorio che li circonda, nel quale vivono? Guardi, sui giovani, se mi è consentito, vorrei leggere una lettera che mi è stata consegnata da una bambina granmichelese il 6 gennaio scorso, in occasione della consegna della borsa di studio della Fondazione Umana Gianni Rota. La sorella maggiore aveva ricevuto la borsa, lei era con la sua mamma e aveva scritto tempo prima questa lettera, ma non aveva mai avuto il coraggio di presentarla al sindaco. E mi ha commosso e credo che ha un profondo significato questa letterina di questa bambina di 10 anni, non dico il cognome per la privacy, non so se lo posso dire, però evito. Questa letterina di una bambina di 10 anni che mi scrive: caro sindaco, mi chiamo Gloria Nicastro, ho 10 anni e frequento la quinta elementare del plesso Piano Cugni. Le scrivo in vista della giornata mondiale della Terra, giorno 22 aprile, per parlare di come tutelare l'ambiente e attivare comportamenti più rispettosi per salvare il pianeta Terra. Ora le elenco alcuni spunti per migliorare nel nostro piccolo l'ambiente di Gran Michele, come fare multe a chi butta le carte a terra e non va alla raccolta differenziata. Spargere per Gran Michele più cassonetti dell'immondizia. Direi quelli di raccolta, non più i cassonetti ovviamente tradizionali, che no, con la raccolta differenziata non è il vero senso. Arrivare un progetto, attivare un progetto in cui i ragazzi girino per il paese raccogliendo i rifiuti lasciati in giro. Ridurre l'uso di plastica nella vita quotidiana. Creare una zona verde con tanti alberi per i bambini. Mettere a disposizione biciclette e monopattini elettrici in affitto. Spero che questo elenco sia stato utile per nuove idee per migliorare l'ambiente di Gran Michele. Aspetto una sua risposta. Cordiali saluti. E firmato. È una bambina di 10 anni che ha avuto questa, con le idee molto chiare, che ha avuto questa sensibilità. Ecco, l'ho voluta leggere perché dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire dai bambini che sono stati in questi 20 anni di sensibilizzazione continua, sono stati il vero punto di forza di Calat e della raccolta differenziata, perché a casa erano i primi che dicevano alle proprie mamme, alle nonne, eccetera, no, questo non va qui ma va lì, perché a scuola avevano avuto una formazione importante, grazie anche all'attività che Calat aveva svolto di informazione, di sensibilizzazione, e questi sono i risultati. Io credo che dobbiamo partire da qui. E per quanto riguarda, poi le ho risposto, ovviamente le ho risposto, io spero che a breve, sulla questione per esempio dell'ultimo punto che si trattava delle bici elettriche, probabilmente li potremo vedere anche a Gran Michele. Ci auguriamo quindi, allora, quindi possiamo dire che nei confronti dei giovani abbiamo sicuramente, vi è una grande speranza, rappresentano il futuro, loro forse hanno anche una maggiore consapevolezza perché comunque sono nati con la raccolta differenziata e forse questo fa anche un po' la differenza. Certamente sì. E quindi hanno anche questo incentivo in più perché hanno voglia di tutelare l'ambiente che li circonda. Qual è il messaggio che vuole mandare proprio alla sua comunità per incentivarla nella raccolta appunto differenziata e nella tutela del territorio? Allora, carissimi concittadini, noi avremo difficoltà significative nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni, perché come ricordiamo gli impianti di Calat Impianti, cioè dove portavamo i nostri rifiuti per
differenziarli per il lumido e così via, sono stati seriamente danneggiati da un incendio di, mi pare, 2 anni fa, giù di lì. Gli impianti ancora non sono, non hanno ripreso la loro attività, c'è un finanziamento, regionale, e siamo, come dire, stiamo lavorando per rinnovare gli impianti. In questa fase stiamo portando i nostri rifiuti, l'indifferenziata, in discariche. In questo momento stiamo andando a Gela. E per quanto riguarda questa parte, del rifiuto, noi, ci costa portarlo a Gela il doppio di quanto pagavamo a Caltanissetta. Quindi fare meno differenziata e indifferenziata significa risparmiare, i versamenti che dobbiamo fare alla discarica, e risparmiare quindi anche la bolletta che paghiamo, ogni anno tutti i cittadini di San Michele. Quindi abbiamo anche un interesse economico, finanziario, Pratico. pratico, perché se dovesse aumentare la parte indifferenziata, i costi aumenterebbero enormemente, perché, tra l'altro è un trend di crescita di questi costi delle discariche, in aumento, non in diminuzione, in forte aumento. Addirittura, in alcune discariche, già in Sicilia, si paga qualcosa come più di 200 euro a tonnellata. Noi in questo momento stiamo pagando 130 euro a tonnellata. Pagavamo a Calat impianti 65 euro a tonnellata. Quindi già paghiamo il doppio di quanto pagavamo a Calat. Se dovessimo andare in altre discariche, pagheremmo per 4 volte. È un conto molto semplice da fare. E poi c'è un altro aspetto, che forse è il più importante, la tutela dell'ambiente. Sappiamo, la fase storica che stiamo vivendo, sentiamo in televisione che i ghiacciai si sciolgono, ma Cambiamenti vediamo qui da climatici. noi, vediamo qui da noi come è cambiato il clima e il tempo. Assistiamo a piogge torrenziali, a periodi lunghissimi di siccità. Questo è frutto, come dire, dell'inquinamento ambientale, dell'inquinamento atmosferico. Ecco, se vogliamo sopravvivere, se vogliamo dare ai nostri figli, ma soprattutto ai nostri nipoti, ai pronipoti, un futuro in un ambiente, sano, ecco, tuteliamolo questo ambiente. Quindi salvaguardiamo oggi il futuro Per di non domani. vedere. Ringraziamo Esattamente. noi il sindaco di Gran Michele, appunto Pippo Greco, per essere stati qui con noi, per aver parlato appunto dell'esperienza Calat Ambiente, e vi aspettiamo prestissimo per un nuovo appuntamento su granmichele.eu ospita.